È già stato ribattezzato il caso dello street food fantasma, una manifestazione pubblicizzata e attesa dal 14 al 25 agosto in Piazza Fratelli Bandiera Intra, Sapori e Shopping sul Lago. Il pomeriggio del 14, quando i primi truck sono arrivati da tutta Italia, hanno avuto però un'amara sorpresa. In piazza non c'era assolutamente nulla. Gli espositori, dopo aver pagato una caparra, affrontato il viaggio e prenotato un alloggio, si sono trovati con un buco nell'acqua. Resta chiuso per quest'anno il parco di Villa Fedora a Baveno. Pesanti i danni del nubifragio di lunedì, ci sono una cinquantina di piante sulle quali sarà necessario intervenire, lo si farà in autunno. Il parco riaprirà i battenti l'anno prossimo, si sta lavorando però sulla spiaggia perché torni fruibile a tempo di record. Una parte è stata riaperta già nel pomeriggio di oggi. Guardia costiera, tratti in salvo 10 turisti olandesi, tra questi 6 bambini, su un natante in avaria sul Lago Maggiore nei pressi dell'Isola Madre. Tutti stanno bene. 9 dei 10 turisti sono stati trasbordati sulla barca della Guardia costiera. L'imbarcazione, che aveva un guasto al motore dopo diversi tentativi da parte dei soccorritori, è stata fatta ripartire e scortata, con a bordo e alla guida il proprietario, al suo approdo di partenza a Feriolo di Baveno. Palio degli asini dei record a Premosello-Chiovenda, la gara su terra ha richiamato oltre 2.000 persone lungo il circuito cittadino e per la prima volta la crono ha visto sul gradino più alto del podio una donna, Martina Bonaccina, per il Canton Sant'Anna. L'edizione 2019 ha visto una seconda donna in gara, Anna Rossi, per il Canton Centro. L'attesissima corsa in linea ha visto la vittoria del solito Fabio Trentani, portacolori di Colloro, seguito da Martina e dal Canton Gesa con Luca Pella. La crono alle spalle della Bonaccina ha visto Trentani per Colloro e il Canton Vagna con Giorgio Giacomotti. Luca Ronchi tra gli uomini e Holly Page tra le donne vincono un'edizione da record della Baceno d'Evero Crampiolo, davvero spettacolare. La 49esima edizione della storica camminata non competitiva disputatasi oggi in Valle Antigorio. 490 gli atleti al via che, dopo la partenza dagli impianti sportivi di Baceno e un giro nel centro del borgo, hanno imboccato la salita tra i boschi verso il Treno dei Bimbi, Goglio e l'Alpe d'Evero.